Domanda, voi li mangiate quegli esserini pieni di zampette, antenne e carapaci? Tipo i crostacei? Sono sicuro che la risposta per molti è sì. Ma se invece vi chiedessi, voi li mangereste gli insetti? Fermi, non rispondete subito. Non fatevi subito venire la bava alla bocca a questo eretico tentativo di minare la sacra immutabilità della tradizione culinaria italiana. Parliamone. Qualche tempo fa la Barilla Foundation ha pubblicato un video ironico in cui chiedeva agli spettatori cosa ne pensassero dell'alimentazione basata sugli insetti. Non l'avessero mai fatto! E figurati che non scoppiava il patatrac. Ah, ma che schifo gli insetti e volete distruggere le tradizioni italiane? Il povero sciocco e naive Caccia aveva registrato questo video verso la fine del 2022, ignaro che nel frattempo si sarebbe cominciato a parlare di regolamentare l'uso delle farine derivate da insetti anche in Unione Europea e che quindi sarebbero nate ben più croccanti e succulente polemiche ad opera dei soliti e noti politichetti da quattro soldi. Fino ai complotti sull'ordine mondiale, che non lo so cosa ci debba entrare l'ordine mondiale, perché non ho avuto voglia di andare a scavare a fondo in questa cosa, che poi mi triggero e chi mi segue dai tempi di Pip sa come va a finire, che ci faccio 10 video e 4 live sull'argomento. Effettivamente però è vero che ancora più della metà della popolazione italiana non vuole proprio sentirne parlare di mangiare insetti e questo è un problema, dato che secondo molti possono invece essere una fondamentale risorsa alimentare per il futuro. Ma fanno schifo! Davvero? Sì, con tutte quelle zampettine! Seriamente? I gamberi ne hanno di più? Sì, ma dai, fanno senso! Ma le cozze, le vongole, le mangi? Hai presente come sono fatte? Anatomicamente parlando, intendo, sai cosa mangi? Perché ti assicuro che secondo me non lo vuoi sapere. Va bene, prima di addentrarci nelle cose specifiche, forse è meglio spendere due parole sull'atteggiamento, perché credo che questa reticenza non sia che culturale, e lo dico da persona abbastanza schizzinosa in campo alimentare. Mi spiego meglio. Popolo veg, tappatevi le orecchie. Probabilmente non vi fate problemi a mangiare animali come maiali o manzi in un piatto di spaghetti con cozze, vongole e altri bivalvi vi ci tuffereste, e magari sbavate al pensiero di un astice o di una aragosta. Osservazione 1. Quanto vi sembrano differenti visivamente crostacei e insetti? Perché sono davvero molto molto simili fra loro, sia esteticamente ma anche filogeneticamente, il che ci porta all'osservazione 2, ovvero che sono molto più distanti filogeneticamente suini e cozze di quanto non lo siano grilli e aragoste. Vi invito a rifletterci sopra, nel frattempo potete iscrivervi al canale e poi andiamo adesso a parlare di aspetti più tecnici. Si possono mangiare insetti in Europa? Certo che puoi farlo, nessuno ti vieta di andare in giardino e usarlo come un grande buffet, ma è sconsigliato. Meglio per cui attenersi alla legislazione in materia. Al momento in Europa sono approvati 3 insetti per il consumo umano: le larve della tarma della farina, Tenebrio molitor, la cavalletta locusta migratoria e il grillo domestico Acheta domesticus. Il che vuol dire intanto che per queste 3 specie è confermata la sicurezza per il consumo umano secondo le regole previste dalla Comunità Europea, al pari di un qualsiasi altro alimento. Nel mondo invece sono tantissimi tipi diversi di insetti consumati abitualmente sia in forma adulta sia sotto forma di larve. Comunque non è che si parli di mangiare insetti perché abbiano poteri nutrizionali mirabolanti, piuttosto presentano vari vantaggi sia economici che ambientali. Al mondo ormai siamo più di 8 miliardi e uno dei problemi più pressanti per il futuro sarà riuscire a nutrire questo numero enorme di persone, in particolare riuscire a soddisfare il fabbisogno proteico di tutti, ma soprattutto far sì che soddisfare il fabbisogno proteico mondiale sia sostenibile, perché la produzione di proteine di origine animale è costosa, per cui non adatta ai mercati più poveri e inoltre ha un enorme impatto ambientale e quindi andrebbe ridotta il più possibile per il bene di tutti. Conviene quindi cominciare a conoscere questi insetti perché, volenti o nolenti, in futuro entreranno nel mercato sempre più frequentemente. Fatemi fare un altro disclaimer a prova di boomer e fondamentalisti che rifiutano di capire. Dire che gli insetti entreranno nel mercato non vuol dire che sarete obbligati a mangiare insetti, magari li troverai sullo scaffale del supermercato e deciderai tu se comprarli o no. Per cui non venire a fare l'indignato nei commenti. Banalmente saranno un'opzione in più col quale poter coprire una parte più o meno importante del proprio fabbisogno proteico. Un'opzione che ha però dei vantaggi che ora andremo a vedere.
E partiamo con quello a cui tutti sono attaccati, il soldo. Il consumo di insetti, infatti, fa benissimo al portafogli. Ovviamente, raccogliere insetti direttamente dall'ambiente non ha costi, ma siccome noi viviamo in una società che giustamente predilige sicurezza e tracciabilità degli alimenti, diciamo che gli insetti li vogliamo solo dagli allevamenti, per cui dovremmo spendere soldi per dargli da mangiare. In questo caso, per valutare quanto conveniente sia la cosa, si va a guardare ad un valore chiamato ECI, ovvero efficienza di conversione del cibo ingerito. In altre parole, quanta energia noi consumatori ricaviamo da quell'animale rispetto a quanto gli abbiamo dovuto dare da mangiare. Ebbene, gli insetti hanno un ECI che va dal 53 al 73%, che è altissimo, è un'enormità, se pensate che per molti altri animali non si arriva nemmeno al 40%. Questo vuol dire un enorme risparmio che si concretizza in una minore spesa di mantenimento dell'allevamento a parità di valore nutrizionale. Inoltre, come ben sapete, gli insetti si riproducono anche molto velocemente, il che rende ancora più vantaggioso il loro allevamento. C'è da dire però che questi vantaggi sono principalmente a favore dell'allevatore, tuttavia sono aspetti da prendere seriamente in considerazione. Ma da quanto detto finora emerge anche un altro aspetto importantissimo. L'allevamento di insetti ha un impatto ambientale nettamente inferiore a quello degli allevamenti animali. Per alcune specie, come la tarma della farina, si arriva per esempio ad un consumo di acqua del 79% inferiore rispetto a quanto consumato per allevare bovini a parità di proteine prodotte. Inoltre, necessitano anche meno pesticidi e in generale presentano una ridottissima impronta ecologica, ovvero l'impatto umano sulle risorse della terra rispetto alla loro capacità di rigenerarsi. Come detto prima, siamo sempre di più e produrre proteine per tutti è difficile, soprattutto farlo in maniera sostenibile. Per cui questa opzione trovo debba e possa essere presa in seria considerazione da chiunque abbia a cuore la questione ambientale e umana. Ok, tutto molto bello, ma ha senso nutrizionalmente parlando mangiare insetti? Oppure stiamo qua a farci le pippe mentali per niente? Qui il discorso si fa un po' complicato, in quanto non esistono al momento tabelle nutrizionali ufficiali, anche perché qui si va alla seconda complicazione: gli insetti sono tantissimi e ognuno ha le sue caratteristiche. Ci sono però fortunatamente alcune review scritte da scienziati che si sono presi la briga di misurare i valori nutrizionali di alcuni gruppi e i risultati sono più che incoraggianti. Ad esempio, una dose standard di 100 grammi di grilli, che non so come si mangino, fritti all'insalata, vabbè, ad ogni modo 100 grammi di grilli contengono più di 60 grammi di proteine. Bello, direte voi, sono poche, sono tante? Beh, rappresentano il fabbisogno proteico giornaliero di una persona media sedentaria di 70 kg, quindi sì, sono tante considerate la quantità. A confronto, 100 grammi di petto di pollo contengono solo poco meno di 24 grammi di proteine, che e il pollo è considerato tipo la carne proteica per eccellenza. A voler fare buon gustai va però sottolineato che non tutti gli insetti sono uguali. Per esempio, le libellule hanno pochissime proteine, mentre le mosche non ne hanno una buona varietà. Di contro, i coleotteri e le cavallette sono proprio muah, non li ho mai assaggiati, conto di rimediare nel prossimo futuro, ma probabilmente sono anche buoni, perché come tutte le cose buone, gli insetti sono grassi. Pensate che alcuni arrivano persino al 30% del loro peso in grassi e le larve persino di più. La buona notizia è che sono grassi molto eterogenei e in alcune specie sono ben rappresentati i grassi poliinsaturi, che per chi non lo sapesse sono quelli da prediligere in una dieta. Per quanto riguarda i carboidrati invece, come tutti gli animali, non contengono zuccheri utilizzabili da noi, ma hanno la chitina, che è uno zucchero non digeribile che forma un vero e proprio tipo di fibra alimentare, come quelle delle verdure. Curiosamente questa fibra si trova anche nei crostacei, di nuovo a rimarcare il fatto che non stiamo parlando di animali così differenti. A tal proposito vorrei sottolineare che l'unico reale rischio del consumare insetti è dato dall'allergia alla chitina. E chi soffre di allergia alla chitina? Chi è allergico ai crostacei, perché anche i crostacei hanno la chitina. Di nuovo a sottolineare quanto siano effettivamente simili agli insetti. Dove invece gli insetti veramente brillano di luce propria è se si parla di micronutrienti. Sono infatti ricchissimi di vitamine, dalla famosa B12, che difficilmente si trova nel regno vegetale, fino alla vitamina C, che invece è abbastanza raro in quello animale. Sono anche ricchissimi di ferro, ma tanto, ma tipo così tanto, che in alcuni casi, come le termiti, bisogna stare persino attenti a non eccedere. Tirando le somme, possiamo dire che gli insetti siano effettivamente un alimento nutrizionalmente più che valido, fermo restando che questo non vuol dire che dovremmo mangiare solo insetti. Ma se qualcuno volesse usarli per sostituire la carne e il pesce, lo potrebbe effettivamente fare.
Oppure banalmente potrebbe integrarli nella dieta per sostituire una quota di proteine. In entrambi i casi l'effetto sarebbe quello di ridurre la propria impronta ecologica sul pianeta, consumando un alimento che nutrizionalmente non ha niente da invidiare a quelli che già abitualmente consumiamo. L'invito è quindi quello a non incancrenirsi su posizioni puramente culturali, che diciamolo, noi italiani è qualcosa in cui eccelliamo, soprattutto se si parla di cucina, ma riflettere sulla questione in maniera lucida e razionale e riconoscere che molti bias sulla questione sono solo e puramente ideologici, perché appunto animali simili come i crostacei fanno già parte della nostra dieta. Della vostra, a me fanno schifo. E altri ben più orribili come i bivalvi sono considerati persino delle prelibatezze. Questo era tutto, per questo video devo assolutamente ringraziare Giuliano Parpaglioni che mi ha aiutato tantissimo, anzi quasi del tutto nella stesura di questo video. Giuliano è un biologo nutrizionista e ha anche lui un canale YouTube che vi invito a andare a visitare, si chiama Nutrizionista Brescia Dottor Giuliano Parpaglioni, e vi invito ad andarlo a visitare perché fa dei video in cui spiega molte cose interessanti appunto sull'alimentazione, sulla dieta e sul come dovremmo mangiare. Visto che tanto lo so che il video sarà inondato di commenti indignati del tipo «Ma mangiateli te gli insetti!», la settimana prossima saremo in live io e Giuliano proprio per assaggiare cose a base di insetti. Vi aggiornerò nei prossimi giorni sui miei social, per cui state allerta e a presto. Se il video vi è piaciuto mettete like, se avete domande o volete farmi sapere la vostra, immagino che questo video possa generare un bel dibattito croccante, scrivete nei commenti, condividete il video, ringrazio ovviamente anche tutti i sostenitori del canale che non mi ricordo mai se passano di qua o di là, ricordando anche a voi che potete sostenere a Caccia di Scienza se vi piace quello che faccio sottoscrivendo un abbonamento alla mia pagina Patreon. Io vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo la prossima settimana sempre a Caccia di Scienza.